Sì, sotto questo aspetto, ripeto, Feltre fin quando ha comunicato un fatto, il certificato che risulta il certificato penale, ha raccontato un fatto. Il problema è che si può partire da un fatto per costruire una denigrazione e per costruire un dossieraggio, perché una cosa è dire Di Pietro ha commesso questo fatto, una cosa è ricattare per questo scopo. Allora io vorrei sapere chi è ricattato. Fino a un certo punto e poi io. Senta, il direttore dell'Osservatorio Romano si è addirittura vantato di non aver pubblicato mai nessuna notizia sulla la differenza dell'Avvenire e Famiglia Cristiana, su nessuna critica a Berlusconi sulla vita. Cioè ci si vanta di questo. Cosa io credo che così come ho detto che Feltre che racconta un fatto non può essere criticato per questo, io credo che possa essere criticato qualsiasi giornale, Osservatore Romano compreso, che invece i fatti non li raccontano. Quindi quando ha visto questa intervista cosa ha pensato? Scusate se l'ho ripetita. Che l'Osservatore Romano è un altro dei miei giornali che pubblica o non pubblica secondo gli interessi di parte. Senta, Ruini indebolito secondo lei da questa vicenda, secondo lei? Ma la Chiesa non si indebolisce mai, tutto gira intorno a una. Cascono i mattoni, ma la piramide era vista. In che senso la piramide? Nel senso che la Chiesa perché non si indebolisce. Quale Chiesa si riferisce? Lei dicendo Ruini. Tutto e niente. Perché la Chiesa, la credibilità nell'istituzione ecclesiastica della Chiesa, questo fatto indubbiamente la indebolisce. Infatti. La indebolisce in quanto ci si rende conto che anche all'interno della Madre Chiesa ci sono umani peccati. Altra cosa è invece il sistema di potere e di governo secolare all'interno della Chiesa, dove credo che sia fortemente in mano un'oligarchia indistruttibile, se non... Senta, l'abbraccio un po' l'ha già detto adesso in questa risposta, però per tirarla ancora più fuori, l'abbraccio con Berlusconi di certa Chiesa, mettiamola così, perché distinguiamo, ci sono i sacerdoti di base, ci sono i parroci, ci sono... Con Berlusconi, il mondo berlusconiano, un abbraccio mortale, un po' per la credibilità della Chiesa. E credo che sia Berlusconi che, come al solito, si è andato a scondizzolare nella Chiesa per ottenere una patente di verginità che non ha. E credo che la Chiesa abbia fatto e faccia un errore grave a dare credito a Berlusconi, ma che nella realpolitik, messo di vista dal loro punto di vista, non possono fare diversamente, in quanto la Chiesa è comunque uno Stato che si trova a dialogare con un altro Stato che ha eletto liberamente. Io personalmente faccio la mia politica per contrastare Berlusconi e per invitare tutti i credenti a stare lontano. Secondo alcuni c'è un limite a tutto, cioè è giusto avere rapporto con alcuni stati, ma su alcune cose è giusto dove la Chiesa dissente. Io sono dell'idea che Berlusconi non deve avere rapporto. No, non difendo Berlusconi, io sto dicendo esattamente il contrario, sto dicendo che qui non è la Chiesa che è andata a scondizzolare da Berlusconi, ma è Berlusconi che scondizzola con la potente Madre Chiesa per ottenere un viatico di credibilità che se sennò potrebbe avere. Ma questa, allora, un conto sono i rapporti diplomatici che sono sacrosanti, ha ragione lei, tra l'altro eletto in democrazia. Un conto è sull'immagine dell'istituzione Chiesa. Questo abbraccio alla fine può logorare non il potere. Non il potere, ha già risposto. La Chiesa dei fedeli, i quali si sentono sconcertati, e si sentono, anche perché poi non dimentichiamo che i fedeli sono i cittadini italiani, che l'informazione che ricevono attraverso la televisione della sera. E ricordiamoci che la maggiore notizia, a volte la peggiore, è quella che si fa nella rassegna stampa la sera, in cui si fanno le prime pagine dei giornali. È la ragione per cui tutti i giornali spalmano in prima pagina certe notizie, non perché le leggono solo i suoi elettori. Il giornale, quando mette in prima pagina quella notizia, o metteva le mie in prima pagina, non le metteva per parlare ai suoi elettori. Quelli sono quelli che già sono stati, diciamo così, credono a quel che dice il giornale. Ma perché con la rassegna stampa che tutte le televisioni maggiori, la sera e la mattina, fanno, facendo vedere la prima pagina, parlano nelle camere da letto di tutti i cittadini italiani, prima di dormire, quando si svegliano, sbattendo la notizia in prima pagina. Quindi la furbizia e la furbata sta
nell'avere un giornale che va in rassegna stampa, la servista è il vero lobby di potere, nella rassegna stampa la sera alla mattina che le televisioni trasmettono. Ecco perché spara una notizia che poi magari se vai a vedere nelle pagine interne il contenuto non c'è. Veniamo al controllo della comunicazione. Voi siete fuori dal controllo, in questo senso, dal controllo di una certa comunicazione. Siete molto presenti sulla rete perché lei ci ha creduto in anni non sospetti, infatti vi ha ripagati perché avete fatto l'8%, siete quanto la Lega quasi. Però siete fuori per esempio dalla spartizione RAI, voi non contate, in RAI non contate niente perché voi non avete voluto accedere, non perché non contate niente nel paese, ma perché non avete voluto accedere alla dinamica spartitoria. Ora si parla spudoratamente e squallidamente, lo ha detto Ignazio Marino, chiusa parentesi, di spartizione della terza rete e del TG3, addirittura si aspetta il congresso del PD per sapere. Quando vede tutte queste cose, che sensazione ha sulla sinistra? Appunto, che bisogna combattere Berlusconi e il Berlusconi dell'informazione si annida a destra come a sinistra, e che la RAI nella sua spartizione e lottizzazione è stata occupata dai Berlusconi e dai Berlusconi, è stata occupata da destra come da sinistra. Noi dell'Italia Valori abbiamo voluto rifiutare la logica spartitoria, non partecipiamo, denunciamo i fatti, ovviamente non ci possiamo accontentare di alzare la voce perché non ci ascolta nessuno e facciamo di necessità virtù la rete, la piazza. Sì, ma questo aspetto giusto, ma questo aspetto di aspettare un congresso di partito per poi fare delle nomine a sinistra, cioè non è abominevole anche per la sinistra? Certo che è abominevole, più che denunciarlo, che posso fare? Devo prendere il bastone, credo. Ma spiego, in alternativa, sono tre cose che posso fare, accettarlo e condividerlo, certo. Non lo accetto e non lo condivido. Prendere il bastone e fare la presa portapiede, non so io, piuttosto che la presa Bastiglia, certo. E in democrazia non si può fare. In terza, la terza cosa che posso fare è fare di necessità più attiva, e anch'io mi sono fatto, se voi vedete sul sito di Italia Valori, di TV Channel, oppure chiamo, mi metto subito a disposizione quando Klaus Davi mi viene a intervistare. Lo ringrazio perché attraverso questo parlo. Passa, certo. E quindi, poi io faccio domande a volte magari strane, però almeno diverse. Un po' diverse dagli altri, a volte non so. Quindi questo l'ha già criticato. Rischiano di chiudere voci, sempre voci oggi sui giornali, difficoltà anche con Michele Santoro. Se vi chiudono Santoro, voi che fate? Ma sai, Santoro faceva il suo mestiere, non quello dell'Italia dei Valori. Per cui voglio dire, il danno non è all'Italia dei Valori, all'Italia te. Se dovesse succedere qualcosa, rischia, secondo lei non lo sa. Ma perché Corradino Mineo, io ho sentito dire pure Corradino Mineo, lo mandano via. Vogliono chiudere, ma Corradino Mineo adesso voglio dire un'altra voce libera, lasciata lì. Ma io, non, come c'è una voce libera, vanno a fare